L'uomo è impegnato in una ricerca: diventare onnipotente, manipolare le risorse climatiche e usarle a scopi bellici. Fulmini, piogge torrenziali e uragani usati per annientare il nemico. Nelle guerre del futuro non serviranno proiettili e sarà impossibile individuare chi ha sferrato l'attacco. È possibile che la guerra climatica sia già in atto. Eppure, il fatto che nel febbraio del 1992 gli Stati Uniti comincino a installare un misterioso apparato di antenne non può essere una coincidenza. L'installazione ha luogo a Gakona, in Alaska, e rientra nel progetto noto come ARP. ARP sta per Progetto Attivo Aurorale di Ricerche ad Alta Frequenza ed è condotto dall'aviazione e dalla Marina Americana in collaborazione con varie istituzioni accademiche. L'ARP è costituito da un sistema di 180 antenne alte all'incirca 20 metri, collegate fra loro per funzionare come un'enorme antenna manovrabile. Manovrabile perché è in grado di indirizzare milioni di watt di onde ELF verso un minuscolo punto della ionosfera. Le onde ELF svilupperebbero calore, alterando la struttura molecolare della ionosfera e propagandosi nello spazio. Se una certa regione della ionosfera si surriscalda, tende a sollevarsi, generando un flusso a colonna alimentato dagli strati inferiori dell'atmosfera, che confluendo modificano le correnti a getto e la pressione di quella determinata regione. E in questo senso parliamo di una manipolazione climatica. Le correnti si muovono fra i 10 e i 15 mila metri dalla superficie terrestre e possono raggiungere la velocità di 500 km orari. La corrente a getto è un flusso d'aria a sezione piccola che, come un fiume, sposta milioni di litri d'acqua nell'atmosfera a 15-20 mila metri di quota. Fornisce l'acqua necessaria alle precipitazioni atmosferiche, alle piogge, alle tempeste, ed è la linfa vitale del nostro pianeta. È possibile che le teorie di Tesla contribuiscano a creare una nuova generazione di armi climatiche top secret? Tesla teorizza un agghiacciante sistema per controllare il clima utilizzando delle onde a bassa frequenza, note come onde ELF. Ascoltando un concerto rock, avvertirete le vibrazioni a bassa frequenza propagate dagli altoparlanti, simili per molti versi alle onde ELF. L'onda ELF è un flusso elettrico compreso fra i 3 e i 30 Hz emesso dai generatori, dagli impianti elettrici delle nostre abitazioni e persino dalla strumentazione delle nostre automobili. Di solito si tratta di un'emissione talmente blanda da risultare innocua. Tesla ipotizza che se l'uomo irradiasse delle onde ELF nella ionosfera, lo strato superiore dell'atmosfera, potrebbe determinare delle mutazioni climatiche. Uno degli elementi significativi della guerra climatica è la smentibilità plausibile dell'attacco, non attribuibile con certezza perché è impossibile stabilire se si tratti di fenomeni atmosferici o di tecnologie militari altamente avanzate. Aizzando i fenomeni naturali contro il nemico, è possibile condurre una guerra senza svelare la responsabilità dell'attacco e poter contare sull'assoluta smentibilità legata al conflitto. In realtà sta creando degli strati di ionizzazione artificiale negli strati superiori dell'atmosfera, il che significa che rischia di deviare le correnti di flusso e alterare i modelli meteorologici globali, come Nikola Tesla ha teorizzato quasi un secolo prima. Nei laboratori militari sono state avviate numerose ricerche sulle conseguenze prodotte dall'emissione di onde radio nell'atmosfera. E molti scienziati hanno concluso che possono modificare la traiettoria delle correnti di flusso e provocare dei fenomeni atmosferici.